sosta cortonese. La mattina seguente scoprimmo un vivace mercato nel centro della piazza, in collina. Il palazzo comunale si affaccia su questa piazza animatamente colorata, sotto la loggia, dalle arance che alcune donne spargevano nei loro cesti e dai fazzoletti scarlatti che ondeggiavano sui loro capelli. Girammo in una strada laterale, incuriositi da un bel palazzo. Attraversammo poi la piazza del mercato ed arrivammo al palazzo pretorio. Le pareti di questo sontuoso edificio, sia quelle rivolte verso la strada che quelle interne al cortile quadrangolare, sono decorate da stemmi di antichi magistrati, testimonianza di fasti lontani, e ricordano nella forma le mura del Bargello a Firenze. Quando salimmo le scale per visitare il museo, il custode non c'era, ma ci dissero che se avessimo atteso sarebbe ritornato tra breve. Il museo custodisce molti reperti etruschi e romani, ma il pezzo più pregiato è un prezioso candelabro che regge 16 lampade intercalate da una testina scolpita di Bacco, mentre 8 satiri e 8 sirene, alternandosi, formano un bordo meravigliosamente decorato. Dentro il cerchio sono rappresentati animali selvaggi in lotta, poi onde con pesci guizzanti e, nel centro, la testa della medusa. Lo splendido candelabro è di un colore indefinito, una squisita mescolanza di toni tra l'azzurro e il bronzo. Poco lontano dal candelabro ci soffermammo ad ammirare il dipinto molto antico di una figura femminile su pietra. Al termine della visita proseguimmo per la cattedrale, dove si possono ammirare i dipinti che Luca Signorelli eseguì per la sua città natale. Luca, infatti, nacque a Cortona e fu l'allievo prediletto di Piero della Francesca.